Seconda parte, test Moto Morini Xscape 650, grazie a Maurizio Totoli. Avete visto nell'altra clip la prova nel misto in fuoristrada, in autostrada, completamente coperto grazie al plexiglass che ricordiamo si può avere anche maggiorato, gambe ben inserite all'interno della moto. L'unica cosa sono un po' le braccia, però come detto, sempre come accessorio esistono i paramani che aiutano e non poco. Vibrazioni pari a zero, tutto molto confortevole, devo dire sia alle braccia che alle gambe non arriva niente dal motore, quindi sicuramente questo ci consentirà di stare molte ore a bordo sulla nostra Xscape 650, che in queste condizioni dovrebbe raggiungere insomma un buon consumo previsto intorno ai 18 km per litro. Comunque non sembra, però il valore di coppia, 56 Nm, che possono sembrare pochini, ma forse è il giusto, no, non ho il telepass, devo andare a pagare con le monetine, vediamo un po'. Mi ha tirato fuori dagli impicci un po' di volte e mi ha permesso anche di avere un'andatura turistica senza far girare troppo in alto il motore, spingendomi quando era necessario. Ed eccoci in città per la nostra prova Moto Morini Xscape 650, per affrontare l'ultimo percorso, e ovviamente lo facciamo nella città più bella del mondo. Allora, devo dire che sto in moto già da stamattina, saranno almeno 4 ore, devo dire che la sella comodissima, non sono per niente stanco, eppure abbiamo guidato nel misto, in fuoristrada, in autostrada. Adesso la prova è in città, che dovrebbe essere quella un po' più fisica dal punto di vista di prendi e riprendi la moto. In realtà la affronto con non stanco, quindi devo dire che sella comoda anche per il passeggero, da quello che mi è potuto sembrare. Ma si vede che la porzione di sella è molto comoda e non c'è una pedana che ti fa stare con le ginocchia troppo alte, quindi anche la vostra passeggera e il vostro passeggero troverà una bella collocazione a bordo della Xscape 650. Ovviamente questi motori, questo motore bicilindrico, vi ricordo 650 cm3 G, 61 cavalli e 56 Nm, quindi intorno a scarsi 6 kg metro di coppia, danno il meglio anche in queste condizioni, perché soprattutto nel caso della Xscape ha un'erogazione, vedi, guarda, sono sotto coppia, hai visto che non mi ha borbottato più di tanto, e già questo mi consente di utilizzarla quasi come uno scooter, e quindi non stare sempre con il cambio a lavorare per cercare la spinta. Ma la cosa bella, devo dire, che mi ha molto sorpreso, sono proprio queste sospensioni, perché hai visto questo pavé, questi San Pietrini come sono tutti sconnessi, ho un ottimo lavoro sia dietro che avanti, eccezionale. Salvo poi, come si è visto prima, avere il giusto grado di taratura nel guidato e anche in fuoristrada, quindi ovviamente sono tutte le caratteristiche che occorrono anche per i fondi disastrati, quindi una sufficienza, no, ma più che sufficienza anche per il comparto ciclistico, che mi ha, come detto, veramente veramente sorpreso. Ma poi ragazzi, la bellezza di questa moto non si può spiegare, io non credo che il video renda giustizia. Parlando di bellezza, siamo davanti al nostro Castelnuovo, in realtà è alle mie spalle, e quindi vi consiglio veramente di andare a vederla, e da Dotoli M2, vi ricordo, da Agnano, anche la possibilità di provarla, perché la moto che è oggetto del mio test ovviamente è quella che poi potete avere la possibilità di testare anche voi, quindi salirete su questa stessa moto, il buon Maurizio Dotoli è sempre molto disponibile. Magari avvisate prima, contattatele prima, perché ci sono tante richieste, e vi consiglio veramente di non lasciarvi sfuggire questa occasione. Leggerezza, maneggevolezza, bellissima, comoda, guarda qua, si infila nel traffico come uno scooter. Adesso sto un po' esagerando, però è per farvi capire veramente il comfort e la semplicità di guida, che sono utilissimi per voi che usate magari la moto anche in città, e che poi ovviamente fine settimana vorrete fare del vostro tempo libero ciò che volete, potete farlo con la Xscape. Guarda qua, è tutto rotto qua a terra, guarda la Xscape come mangia, eh? L'unico appunto che voglio fare, però probabilmente si risolve
con una pastiglia, magari con una muscola diversa, è diventata alla lunga un po' spugnosa la frenata davanti. È sempre potente quando tiri forte la leva, però all'inizio stamattina con i freni freschi era molto più precisa, adesso è diventata, devo insistere un po' di più sulla pompa, quindi credo che sia un problema o di liquido dei freni o magari di pastiglia che va cambiata. Adesso è veramente una sottigliezza, proprio a trovare un pelo nell'uovo, va? Va bene signori, mentre vi regalo le ultime immagini di questo posto meraviglioso in cui vivo, voglio ricordarvi che abbiamo testato a fondo, devo dire, poi magari fatemi qualche appunto se volete, la nostra Moto Morini Xscape 650 grazie al dealer Dotoli M2, che per la modica cifra di 7.290 euro franco concessionario, siamo intorno ai 7.6 credo, vi dà la possibilità di entrare in possesso di questa motocicletta, ma non solo, perché in questo costo è compresa la garanzia per 3 anni, ragazzi, 3 anni. Motomorini vi dà 3 anni di garanzia sul prodotto Xscape 650, quindi siamo arrivati veramente ad un livello di affidabilità importante anche per Motomorini, che si prende il lusso di darvi tutto questo tempo di garanzia. Tanto c'è anche il soccorso stradale compreso nel prezzo, poi magari vi spiega tutto Maurizio Dotoli, Antonio Gennaro, che è lo staff della Dotoli M2. A me non resta che augurare buona moto a tutti voi, ma soprattutto iscrivervi al nostro canale, ci sono ancora tanti test che concluderanno questo 2021 in attesa poi delle novità del 2022, ma vi aspetto anche sui social e naturalmente anche su starbikes.it. Ciao a tutti!